Era il 1474 quando venne firmato dal Senato della Repubblica di Venezia lo Statuto dei Brevetti, la prima legge in Europa a tutela di inventori, marchi e prodotti dell'ingegno. Sono passati 550 anni e Capo-Oscari ha voluto celebrare la ricorrenza con l'annullo del francobollo celebrativo della deliberazione del Senato della Repubblica. L'Università Veneziana, dove Galileo Galilei brevettò il telescopio, oggi detiene oltre 30 brevetti, frutto del lavoro di molti ricercatori. A sostenere la loro ricerca anche l'intelligenza artificiale, come strumento di tutela, ma alle volte possibile rischio. L'intelligenza artificiale si nutre di testi scritti, soprattutto oggi, quindi con buona probabilità potrebbe essere in grado di replicare quanto è scritto altrove e spacciarlo per originale. Credo che da questo punto di vista il lavoro principale che andrà fatto, lo sta facendo la politica se ci pensate, il lavoro che andrà fatto anche a livello di università e di ricerca è principalmente quello di creare maggior consapevolezza possibile tra tutti, quindi imprenditori, imprenditrici, studenti, tutti gli utilizzatori dell'intelligenza artificiale, per far sì che la sappiano approcciare sapendo come funziona. Se so come funziona uno strumento, se so quali sono i meccanismi secondo cui opera, posso anche prevenire o comunque posso far fronte ad alcuni passaggi a vuoto che può fare. Se l'approccio come black box, come scatola nera, se do una domanda in pasto a ChatGPT ma non so come funziona, i rischi a cui lei faceva cenno sono elevati e potremmo cadere in tranelli o situazioni molto complicate da risolvere. L'università quindi come fucina di brevetti e valorizzazione della conoscenza. L'Ateneo Veneziano si mette al servizio del territorio producendo conoscenza fruibile anche dalle imprese, che si trasformano così in eccellenze tecnologiche riconosciute. Questo corrisponde anche allo spirito imprenditoriale che ha sempre avuto questa città e quindi ha cercato di proteggere l'innovazione, le invenzioni, soprattutto a beneficio dei mercanti, come da tradizione. Quello della valorizzazione della ricerca dell'università e di riconoscere questa capacità progettuale e di ricerca alle università in generale, che possono essere proprio dei promotori anche dell'economia del nostro paese. Il G7 a Verona può essere un elemento in più per le università venete? Ma speriamo di sì, ce lo auguriamo tutti. Questa giornata, il ricordo del codice dei brevetti di Venezia 550 anni fa, è il viatico giusto per farci capire come confrontarci nel tutelare le tecnologie e nel riaffermare il ruolo dell'industria e della produzione nei nostri paesi, cioè i grandi dell'Occidente e per quanto ci riguarda nella nostra Europa.